L'ANEA, l'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, ha presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo la settima edizione di Energy Med, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel Mediterraneo, organizzata dalla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 27 al 29 marzo e che rappresenta il principale appuntamento del settore dell'energia pulita nel Mezzogiorno e nell'intera area del Mediterraneo. La rassegna è suddivisa in tre aree espositive. A parlarcene è il vice sindaco del comune di Napoli, Tommaso Sodano, che sui finanziamenti per l'energia sostenibile si è così espresso. Attivare anche investimenti privati in un settore che sicuramente sarà al centro delle iniziative dei prossimi anni, quello appunto della sostenibilità ambientale, dell'innovazione tecnologica e delle conseguenti quindi applicazioni nelle città, quindi che dovrebbero sempre di più essere intelligenti. E dire città intelligente significa una città che migliora le condizioni e la qualità della vita per i cittadini. Lo so che spesso quando questa città, questa amministrazione si pone il tema dell'innovazione, qualcuno sorride perché magari c'è la buca per strada, ci sono ancora delle disfunzioni, ma io credo che un amministratore ha il dovere di guardare al futuro, al dopo di noi, a quando ci sarà anche un'altra classe politica, ma se non si gettano oggi le basi, che ci sono le opportunità in Europa, difficilmente creeremo delle opportunità per i giovani per i prossimi 20 anni. All'interno di Energy Med ci sarà anche il Salone della Responsabilità. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato la dottoressa Raffaella Papa, che ci illustra quali saranno gli argomenti al centro dei dibattiti. Ci rivolgiamo a un pubblico ampio che sicuramente è composto da imprese e no profit, da pubblico e privato, però ci rivolgiamo anche a realtà appartenenti a dimensioni internazionali, quindi abbiamo quest'anno con il Corporate Social Forum il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni brasiliane ed africane che porteranno sul nostro territorio testimonianze su come il modello della responsabilità sociale sta portando risultati in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in territori dove certo non si poteva immaginare un'evoluzione così rapida.